ormai siamo tra amici, conosciamo Fabio Ricò, quindi non credo serva fare grandi introduzioni. Vogliamo dargli un grande ringraziamento, un grande benvenuto e direi che ti lascio direttamente la parola. Abbiamo affrontato tanti temi, tanti problemi legati al numero di studenti in classe, per esempio. Fabio ci porta l'esperienza di didattica, non in area pedagogica, ma in area economica, con grandi classi, con numeri di studenti molto elevati. E quindi credo che sia proprio un esempio per capire come possiamo mettere in pratica qualcuna delle strategie su cui abbiamo ragionato e in modo particolare su cui anche gli studenti ci hanno richiamato questa mattina all'attenzione. Quindi do la parola a Fabio, che ringrazio. Buongiorno, allora cominciamo subito con esattamente quello che volevo dire. Allora, l'intenzione era fare la presentazione in inglese, poi ho detto siamo in Italia, cerchiamo di farla in italiano, però dovete concedermi che io ho vissuto in Regno Unito 15 anni e per me il lavoro è tutto in inglese, quindi l'accordo è che io parlerò in italiano, però ogni tanto prenderò qualche strafalcione, per favore perdonatemi, e invito Anna e Valentina a aiutarmi un poco a parlare italiano, che è vergognoso, ma... Quindi, la presentazione in italiano, with some interjections in English as well for my colleagues. So, quando ci sono dei problemi, quando avete le domande, anche durante la presentazione, per favore alzate la mano. British colleagues, if you got anything that piques your attention and you want a clarification also in English, raise your hand and I'll do the translation. So, everybody is able to follow. Allora, queste sono foto della mia classe, questi sono i miei studenti, si laureeranno a luglio, e gli voglio un gran bene, mi mancheranno tantissimo. Sono state le mie cavie, adesso si stanno laureando, ma io ho cominciato questo progetto 3 anni fa e quindi ho cominciato con loro. Dunque, io sono un professore associato nella scuola di economia all'Università dell'East Anglia, quindi vengo dalle discipline, non ho avuto il training in pedagogia, però adesso ho smesso di pubblicare in economia e mi sto interessando a temi di pedagogia, quindi di fatto tutta la mia ricerca è questa. E in generale faccio ricerca su widening access, che significa come portare studenti che vengono da background più disagiato dal punto di vista sociale e del reddito all'interno dell'università. Guardo problemi di soddisfazione degli studenti. Technology enhanced learning, cioè mi piacciono le mie tecnologie, quindi vi farò vedere anche degli esempi. E mi occupo di academic self-efficacy. In italiano penso il termine corretto sia autoefficacia, e vi dirò qualcosa a riguardo. Ho ricevuto fondi dall'Higher Education Academy, che è un organo nel Regno Unito che supporta lo sviluppo dell'insegnamento, FKL è l'ente che ci dà i soldi, quindi lo ringraziamo sempre, e lavoro con Turning Technologies, che sono i produttori di questi clicker che avete in mano voi. Vi dico qualcosa anche a riguardo della tecnologia. Quello che vorrei fare oggi, lascio la teoria agli esperti che hanno parlato prima, è mostrarvi delle pedagogie che ho disegnato da solo, che ho implementato nella mia classe e che ho tentato di valutare pure. Io sono un economista, quindi lavoro con i dati, gli economisti piacciono i dati, quindi l'approccio sarà quantitativo. Non preoccupatevi se vedete tabelle che non capite, vi spiego tutto quanto, ma aiutano me a darvi il messaggio che vi voglio dare. Quello che vorrei fare oggi è praticamente farvi vedere cosa faccio nella mia classe e vi farò vedere tante idee, magari una la potete sperimentare anche voi, se questo è il caso fatemi sapere. A me piace molto questa idea. Si parla molto nel Regno Unito di research-led teaching, cioè questa idea che praticamente dovete trasportare il messaggio che voi ricercate nei vostri uffici agli studenti a parlare di cose attuali. Beh, a me piace fare qualcos'altro invece, che è teaching-led research. Io faccio ricerca quando sono nella classe e quando insegno, perché faccio ricerca sull'insegnamento e sono lì in prima persona e i miei studenti sono anche i miei collaboratori, di fatto. C'è un grande dibattito nel Regno Unito nella formazione di indicatori della qualità dell'insegnamento, che possono essere di qualsiasi tipo.
E questo crea ancora più paura per le persone che fanno analisi quantitativa. Dice, ah no, tu fai quei numeri lì che vuole il governo e che non dicono niente, non ti voglio neanche parlare. Quello che io spero di fare è di aiutare il governo a creare degli indicatori che abbiano un certo senso. E poi mi direte voi se questo ha senso o no per voi, però alcuni indicatori non sono da buttare. E purtroppo alcuni indicatori sono necessari quando lavorate con grandi numeri. Quindi spero di convincervi che quello che vedrete ha senso in qualche modo. E, oltretutto, il problema è anche trasmettere un messaggio ai colleghi che vogliono cercare di mostrare quanto è valido il loro tipo di insegnamento ed aiutarli a creare delle metriche, a creare degli indicatori che possono anche essere utilizzati per il loro sviluppo personale, che a mio avviso è molto importante. Che cosa faccio? Mi occupo di active learning, che è un termine un po' generale, e in particolare mi occupo di peer instruction e class flipping. In a flipped classroom, quello che succede, la classe invertita, quello che succede è che voi insegnate, date tutto il materiale online, vi aspettate che gli studenti studino autonomamente a casa e utilizzate tutto il tempo che avete in classe per esercizi, per interazione, per dibattito con gli studenti. Quindi è una forma di active learning che si orienta su questo principio. Vi farò vedere come lo faccio a modo mio. A mio avviso una intera inversione della classe non è una buona idea. Nella mia esperienza bisogna fare un po' di tutto, ma lo vedrete mentre andiamo avanti. E l'altra materia che mi interessa molto, l'altro argomento che mi interessa molto, infatti mi è piaciuta molto la presentazione di Maria questa mattina, è il self-assessment, quindi l'autovalutazione. E a mio avviso è qualcosa che veramente manca. E io promuovo l'autovalutazione sia all'interno dell'active learning che all'esterno dell'active learning, e vi dirò qualcosa a riguardo. Quindi questo per dare giusto un piccolo contesto. Quindi vi voglio dire che cosa faccio in generale, vi descriverò qual è il mio ambiente di lavoro, la mia classe, poi mi soffermerò sull'autoefficacia e su come misuro l'autoefficacia degli studenti, quindi questa abilità di crescere la loro sicurezza. E poi vi parlerò della peer instruction. Il peer instruction di fatto è, non saprei come tradurlo in italiano, ma l'idea che praticamente gli studenti insegnano ad altri studenti, che è una cosa essenziale. E uno dei grandi valori di studenti insegnare ad altri studenti è che noi, quando insegniamo, faccichiamo, più andiamo avanti con la nostra esperienza, a ricordarci quando abbiamo imparato questi specifici concetti la prima volta. Mentre lo studente che è seduto lì l'ha appena imparata questa cosa, quindi quando la trasmette ai suoi colleghi ha fresco nella memoria il processo che è stato necessario per sviluppare questa conoscenza, e quindi lo studente per certi sensi è più bravo docente di noi, e questa tecnica funziona. E quello che cercherò di dimostrare è che i dati ci fanno vedere che questa tecnica funziona. Poi vi dirò anche come gli studenti valutano questo ambiente nel quale lavoro io. Come io do il feedback agli studenti durante questo approccio, e poi cerchiamo di fare un piccolo sommario e di vedere che le domande, ma vi ripeto, interrompetemi in qualsiasi momento. Dunque, i miei studenti dicono di me nelle valutazioni del corso: Fabio è un bravissimo insegnante, ma ogni tanto si dimentica di respirare. Quindi se vedete che divento blu, per favore fatemi segno, ricordatemi che devo respirare, perché insomma, forse il vantaggio è che divento abbastanza entusiasta di quello che faccio, e poi mi dimentico di respirare, insomma, abbiate pazienza. Vi farò vedere dati che sono stati raccolti in classe, questi sono anche abbastanza specifici. Tutto quello che vi faccio vedere è stato eticamente approvato, quindi ho il permesso per farlo. You can collect a clicker if you want. Allora, cominciamo con descrivervi il mio ambiente di ricerca. Dunque, questa idea della flipped cluster, specialmente della peer instruction, è una cosa abbastanza nuova, quindi non c'è molta ricerca. C'è un nucleo molto forte che è stato sviluppato da Eric Mazur, che è un professore di fisica ad Harvard, e un grande numero di contributi empirici sono stati sviluppati all'interno della fisica, ma c'è pochissimo
sviluppato in altre discipline. Quindi forse l'economia diventerà la seconda, grazie al mio contributo. Però potete trovare alcuni contributi precedenti in questo modo. Non c'è letteratura assolutamente che leghi l'idea della peer instruction con l'autovalutazione e l'autoefficacia. E questo è, direi, il mio contributo più originale, spero. Quindi cosa dire a riguardo dell'autoefficacia? Quello che vi posso dire è che insegnando una classe di studenti del primo anno, 250 quest'anno e l'anno scorso, io passo il 50% delle mie office hour, della mia orario d'ufficio, a consolare studenti, a rassicurarli. Non parliamo di economia, parliamo di come cercare di aumentare la loro sicurezza, perché sono appena arrivati all'università, non sanno cosa stanno facendo, non sanno come fare il bucato, non sanno come far da mangiare. Poverini, alcuni piangono, è dura, è una dura vita. E quindi ho detto, ma qua c'è un problema, questi studenti forse non hanno bisogno di più supporto nella disciplina dell'economia, hanno soltanto bisogno di più sicurezza. E allora dico, come cerchiamo di inserire questa sicurezza all'interno del curriculum e insegnarla a loro piano piano? E questo è il concetto di self-efficacy, di autoefficacia, no? È la sicurezza a essere in grado di scrivere un saggio, di scrivere una relazione, di presentare davanti ai propri colleghi, di sedersi a fare un esame, di raggiungere determinati obiettivi di stampo accademico. E se volete leggere un paio di pubblicazioni, c'è questa di Pajares nel 96 che vi dice tutto riguardo dell'autoefficacia in ambito universitario, e un bellissimo libro di Laura Ricci, che è un'amica cara, che ha scritto a riguardo, e c'è anche un link dove Laura Ricci fa una dimostrazione che è disponibile dalla mia pagina internet, potete andare a vedere, è veramente, veramente bello. Quindi cos'è la mia idea? La mia idea è cercare di fare in modo che l'autoefficacia diventi un obiettivo, diventi uno obiettivo di apprendimento con una sua autonomia, con una sua importanza. Cioè, il fatto che gli studenti sviluppino sicurezza in quello che fanno per me è tanto importante quanto insegnargli l'economia. Veramente importante. E quindi è quello che ho cercato di fare. Allora, io insegno questo modulo di introduzione alla macroeconomia. È obbligatorio, tutti gli studenti che arrivano da noi devono passare sotto di me. Poverini, ho grandi classi con grandissimi numeri, e abbiamo questa serie di diversi eventi che succedono nell'arco di una settimana. In genere li vedo per un'ora per l'insegnamento, poi li vedo per un'ora per riprendere tematiche che magari sono un po' più difficili, allora ripetiamo concetti che sono un po' più difficili, queste sono le support session, e poi abbiamo seminari e workshop. Quindi nei seminari, nelle esercitazioni, gli studenti sono divisi in gruppi molto piccoli, si spera, in genere 15, massimo 17 studenti per seminario. Loro hanno un compito a casa che devono preparare, e in genere devono arrivare nella classe con il compito, con le domande che dovevano risolvere, con il problem set già fatto, e discuterlo con i colleghi. Poi dipende da quanto è difficile, ma un ambiente più ristretto. Abbiamo questi workshop dove praticamente io divido la classe solo a metà, quindi 125 studenti per gruppo, ripeto questa cosa due volte così vedo tutti e due i gruppi, e dove gli studenti arrivano e non hanno visto i problemi prima, quindi io gli do un foglio con gli esercizi da fare e loro se lo ritrovano davanti devono risolverlo. A mio avviso è giusto dargli la possibilità di farlo in piccoli gruppi, con l'assignment dato prima, e poi invece anche sviluppare questa abilità di trovarsi di fronte a un problema e doverlo risolvere, no? Quindi questi sono i workshop, ed è nel workshop che io ho sviluppato il mio approccio pedagogico. Quindi cosa faccio nel workshop? Allora, gli studenti ricevono questa lista di domande, sono testa risposta chiusa, 4 possibili risposte, hanno un pezzo di carta con in fronte davanti queste domande, in genere sono 8-10 domande di questo tipo, gli studenti hanno il loro clicker
e i nostri studenti ricevono il clicker quando arrivano da noi. Se voi girate il vostro clicker dall'altra parte, potete vedere che c'è un codice. Quando gli studenti cliccano, io ricevo le informazioni che loro mi mandano e ricevo il codice del clicker. Quindi, se io so che lo studente è stato associato a quel determinato codice, posso tracciare lo studente attraverso tutto l'anno accademico. Tutto l'anno accademico. E ottengo tutte queste informazioni. Quindi potete immaginarvi il motivo per cui faccio ben chiaro che questo è stato eticamente approvato, perché ricevo qua una grande base di informazione dai miei studenti. Allora, primo round, gli studenti si siedono lì con il loro clicker che hanno ricevuto. Io faccio una domanda, la mostro anche sullo schermo, risposta chiusa, quattro possibili opzioni, non do alcuna informazione, gli studenti cliccano in autonomia, gli chiedo di starsene zitti e di farlo per conto loro. Questo succede, io non rivelo niente, non rivelo la distribuzione delle risposte e non dico nient'altro. Quello che invece gli chiedo di fare, immediatamente dopo, è di autovalutarsi e dire ok, rispetto alla domanda che ti ho chiesto prima, come ti senti? C'hai le abilità e la conoscenza per poter rispondere a questa domanda? E loro si valutano su una semplice scala Likert di 4 livelli, vi farò vedere un esempio, e in questo caso faccio vedere la distribuzione delle risposte. Perché? Perché voglio che gli studenti che non sono molto sicuri vedano che altra gente pure non è sicura, e questo gli fa sentire meglio, no? E quindi la distribuzione cambia da domanda a domanda, è abbastanza variabile. Quando questa cosa è successa, dico agli studenti che possono discutere le loro risposte tra di loro. Quindi loro cominciano a parlare l'uno con l'altro e praticamente il volume nell'aula esplode, no? Cominciano a parlare, no? E poi nel frattempo riapro la stessa domanda, gliela faccio rivedere, e loro quando si sentono pronti rispondono un'altra volta e mi danno la loro risposta. Potrebbe essere la stessa, potrebbe essere diversa. Quindi, nel secondo round, stessa domanda, un altro round di risposte, e in questo caso ovviamente gli dico qual è la risposta giusta e spiego perché la risposta giusta è la risposta giusta e facciamo una discussione, riprendo anche altre domande e cose del genere. Comunque, invece di dilungarmi su questo, poi dopo, quello che vi posso far vedere è che la mia ricerca comincia qua. E la prima cosa che mi chiedo è: gli studenti sono in grado di autovalutarsi correttamente oppure no? Quindi se io confronto i dati che raccolgo qui e qui, associo questi dati e vedo se gli studenti che sono sicuri della loro risposta hanno di fatto risposto correttamente oppure no. Quindi mi dà un indicatore di qual è l'abilità di autovalutarsi degli studenti, no? E l'altra domanda che mi pongo è: gli studenti sono in grado di insegnarsi uno con l'altro e raggiungere un miglioramento della loro performance nel secondo round? Queste sono le due domande che mi chiedo. Ho fatto molt'altro, ma veramente non ci sarebbe tempo di dirvi tutto quanto. Invece di parlare della teoria, direi che potremmo fare un esperimento pratico. Io vi darò questa domanda da discutere. Dunque, io non vi ho insegnato alcuna economia, non so quanta economia voi sappiate, ma vi porto nella mia disciplina. Questa è la domanda, non discutetela tra uno con l'altro. Silenzio, non dovete parlare, vi vedo. Vi vedo. Da soli, in autonomia, pensateci un attimo e provate a rispondere a questa domanda. Dunque, ci siamo tutti? Faccio il mio conto alla rovescia, solo da tre. Tre? Due? Uno? And you're down. Allora, ho chiuso il polling, come vedete, luce rossa, non potete più votare. Ok, adesso vi chiedo per cortesia di dirmi come vi sentite a riguardo alla domanda che vi ho chiesto. Quindi, lo statement che do qua, la frase che do qua è: penso di avere le abilità o la conoscenza per rispondere alla domanda precedente in modo corretto. E sono molto d'accordo, sono in disaccordo, sono fortemente, completamente in disaccordo. (Ride)
Sì, per favore. Quello che vi posso dire è che ho cambiato anche la formulazione della domanda. In altre versioni dicevo I am confident about having given the right answer to the question asked. Esattamente gli stessi risultati ho ottenuto. Precisely the same results I got. So it's quite robust to the kind of question I ask. I risultati che ottengo sono robusti rispetto al modo in cui chiedo questa domanda. Che comunque è importante provare anche in modi diversi, per essere sicuri. Ci siamo tutti? Posso chiudere? Benissimo. Allora abbiamo qualcuno che è veramente sicuro e qualcuno che perché no? Maggior parte della classe no. Allora quello che dico ai miei studenti in questo caso è state attenti alla persona con cui parlate, perché ce ne sono un po' che non sanno quello che sta succedendo, quindi occhi aperti, orecchie aperte. Allora adesso ci siamo lì, voi sapete cosa sta succedendo, sapete che anche gli altri non si sentono molto bene a riguardo di questa domanda, vediamo cosa succede. Io riapro la domanda e vi invito a parlare l'uno con l'altro e a discutere questa domanda. Quello che vi suggerisco di fare, trovate qualcuno che la pensa diversamente da voi e provate a convincervi che avete ragione. You can talk to each other and see what you think is the correct answer. Shall we calm down? Bring it in your answer, come on. Datemi le vostre risposte, ragazzi. Risposte. Siamo pronti? Contiamo, eh? Avete votato? Avete votato tutti quanti? Ognuno per conto suo? 3 secondi? 2? 1? Chiudiamo. Ok. Oh! Ogni volta che lo faccio viene fuori qualcosa di nuovo. Avete notato che io vi chiamavo, non mi parlavate neanche. Eravate troppo impegnati a farvi sta cosa per conto voi. Non ve ne importava neanche niente che io ero qua ad aspettarvi. No, dovevate parlare della vostra risposta. Questo è active learning. Allora, vediamo qual è la risposta. E la risposta è... E questo succede tutte le volte. C'è gente che esulta, gente che si dispera e dice accidenti. Allora, fuori dalla pedagogia, un momento vi spiego perché questa è la risposta giusta, mi sembra giusto. Be quiet. Questo è active learning. Allora, se l'inflazione nel vostro paese aumenta, significa che i vostri prezzi all'estero sono sempre più alti, ok? Tenete fisso il tasso di cambio, ma in ogni caso il prezzo anche in moneta estera aumenta. So even if you fix the exchange rate, the fact that the price are higher in your country, it means that your goods are more expensive abroad. So exports are going to decrease. Però è anche vero che relativamente i beni negli altri paesi sono più economici, perché i prezzi sono andati così in alto che ormai i prezzi negli altri paesi sono costanti, avete più incentivo a comprare beni che vengono dagli altri paesi. Per questo motivo l'import aumenta pure, ok? C'è quindi questo un effetto simmetrico. Vi ho convinti che funziona? Vi è piaciuto? Ok. Io una volta ogni 2 settimane vado in classe per 2 ore e mi diverto da morire. E i miei studenti si divertono pure, perché questa cosa succede 10 volte di fila, discutiamo poi perché la risposta corretta è la risposta corretta, gli studenti mi fanno domande, ma succedono tante cose che permettono agli studenti di sviluppare la loro sicurezza. E David l'ha citato ieri anche nel suo discorso di... peer learning, collaborative learning, l'idea che gli studenti possono discuterne con gli altri, non è con me, non si sentono a disagio, vedono che altri studenti non sanno la risposta giusta, altra cosa importante, ripetono il processo tante volte, insomma, 10 volte ripetono questo processo e 8 volte all'interno di un interno anno accademico.
Quindi cioè, è proprio una palestra nella quale gli studenti sviluppano la loro abilità di valutarsi, autovalutarsi e aiutarsi l'uno con l'altro. Quindi ci sono due pedagogie qua che lavorano allo stesso tempo, la peer instruction e l'autovalutazione combinate insieme. E a mio avviso questa cosa è molto importante. Quindi questa idea dell'autovalutazione aiuta lo studente a pensare, dunque, ma nella discussione che verrà successivamente, che ruolo occupo? Posso aiutare gli altri a imparare o devo starmene quieto e imparare dagli altri? E magari questo ruolo cambia da una domanda all'altra. Questa è una cosa molto importante. Posso andare avanti o volete parlare ancora un po' di economia? dimmi. Cioè, la prima domanda era riguardo del fatto che magari studenti che hanno ragione vengono convinti che hanno torto, e quindi succede, ovviamente nei numeri succede, però quello che ti posso fare vedere nelle statistiche è che di fatto l'apprendimento nella classe aumenta. So Maria wanted to know whether we show the first and the second response. Yes, we do. Dipende dal tipo di software che usi, questo perché a me piace molto il Turning Point, perché fa questa opzione che ti fa vedere il prima e il dopo, so it shows you before and after. So, mi spiace che è un po' piccolo, in blu è la primo round e in rosso il secondo round. Guardate la risposta giusta, da 30 a te siete andati su 50, da soli, non vi ho insegnato niente. On your own, you increased overall in the classroom the number of correct responses from 33% to 50%. And that I call, without me teaching you anything about economics, really good. Really, really good. Noi non è un caso di, cioè non stiamo parlando più di tirare a caso, perché la gente ha discusso. Quindi, cioè, tu hai, sei partito da 33 e sei riuscito ad arrivare a 50, no? Non puoi mai aspettarti, cioè dipende dalla domanda. Se tu tieni conto che io non vi ho spiegato nessun concetto economico, secondo me 50% è altissimo. No, cioè, ti posso dire che cambia da domanda a domanda il numero di risposte corrette, ma quello che ti posso dire è che 9 volte su 10 ottieni quello che io chiamo learning gain, che vi parlerò in più dettaglio dopo. Problema della tempistica. Sono cose che anche Eric Mazur, che ha sviluppato questa pedagogia, sviluppi un po' anche a naso e quello che si chiama gut feelings, the way you actually develop, deliver the pedagogy. I mean, how long should you wait before you close the poll? You just learn when is the right time. Lo fai un po' a naso, nel senso, vedi, il rumore nella classe cambia, no? Dal parlare di economia cominciano a parlare di cosa faranno la sera, no? From talking about economics, they start to talk about what they're gonna do in the evening. You hear it, you hear that something is changing, you know that is the right time to say, okay, come on guys, we're gonna carry on, andiamo avanti. Leading the students to talk to each other and talking to each other and building a construct by themselves rather than waiting for somebody to let in drop on them. Questa è la cosa fondamentale. It doesn't even matter if they get it right or wrong at the very end, but the fact they discussed about it, we're already halfway through. Siamo già a metà strada se siamo riusciti a farli parlare l'uno con l'altro. I costi, benissimo. Sì, ma ho anche la risposta. Yes. Turning technology is, I was commenting that over lunch, it's like, what I really like about Turning Technology, la fabbrica che fa questi telecomandi che vi sto facendo usare, sono tra i più costosi, they're amongst the most expensive ever. But what I really like is that they engage with academics and they actually ask us to go and demonstrate for them. So they find out the value is in the pedagogy, it's not in the technology. Quello che mi piace molto di questa ditta è che loro vengono da noi, che siamo gli accademici, e ci consultano e vogliono che siamo noi che dimostriamo come la tecnologia lavora, perché alla fine della fiera non è il clicker che sta funzionando qua, è la pedagogia che sta funzionando qua, è il modo di insegnamento che sta funzionando qua. Per i costi, allora, un clicker sono 40 pound, ok? Quindi ognuno dei vostri clicker in mano avete 40 pound, ok? Però è anche vero che il clicker non è l'ultima novità tecnologica. Puoi scaricare delle application sul vostro mobile phone e che sono gratis. Cioè puoi usare Socrative, io uso Softbox, Go Softbox,
per interazione a livello verbale. So for verbal interaction I find Soapbox is even better. Don't quote me with turning point and turning technologies, but it's better. Quindi ci sono anche soluzioni più economiche. Poi ovviamente se potete spendere qualche soldo lo spendete, no? Io per fortuna ho un budget, thankfully I got a budget, so I spend it. Però è possibile farlo anche con costi abbastanza contenuti. E se mi fate sapere, se siete interessati, volete qualche consiglio, molto volentieri ve lo faccio sapere. I can give my advice about solutions, technological solutions that I know that are contained in costs. Okay? Gli studenti adorano questo lucido e io certe volte gli ho chiesto, è un'altra cosa che ci fa perdere tempo, dobbiamo tirarlo via. So, so like, guys, would you like to wipe off all this because they make us waste time? I say, no, we want to see it, vogliamo vedere cosa succede. E loro vedono che stanno imparando, no? E io gli faccio vedere. E trasmettere autoefficacia agli studenti è importante anche nell'incoraggiamento che voi date. Quindi io, questa cosa mi permette di dialogare con loro, no? Allora dico, avete visto cosa avete fatto? Did you see what you did here? It's like, well done, I'm really, really happy with this. Well done, carry on like that. State facendo bene, andate avanti così, sono contento. È possibile adattare l'insegnamento in tempo reale, perché voi vedete se molte persone hanno risposto correttamente, beh, potete andare avanti più veloce e siete a posto, no? Invece se c'è stato un problema vi fermate e spiegate bene. Avevamo soltanto due opzioni, possiamo discutere quelle due opzioni più dettagliatamente, no? Quindi l'importanza di adattare il vostro insegnamento in tempo reale è eccezionale, cioè il feedback l'avete anche voi come docenti, non soltanto gli studenti, no? Quindi ma anche ad esempio cose che io faccio è quando avete la distribuzione, quando avete la distribuzione della sicurezza degli studenti, allora io vado qua e faccio vedere quando sono, dico ragazzi, perché avete qualche problema, qual è il problema qua, avete visto le vostre note, quando gli faccio vedere la distribuzione di risposte corrette, quindi dico, siete sicuri che l'avete? Why you're not comfortable? What's going on here? E quando gli faccio vedere i risultati, dico, ragazzi, qua non ci siamo, dovete venire a vedermi nel mio orario di ricevimento, ve lo rispiego. Se non lo capite, ve lo spiego ancora, se non lo capite, ve lo rispiego ancora pure un'altra volta, ok? So if you don't get it, I'll teach you again. If you don't get it again, I'm gonna teach you again and again and again. Some other times it's like, I still love you, but you need to come and see me. Vi voglio bene, ma dovete venirmi a trovare nel mio orario di ricevimento. E queste piccole cose contano, perché poi gli studenti vengono a trovarvi, perché ci scherzate, perché sdrammatizzate, è una cosa molto importante. Quello che dice la tecnologia mi serve soltanto per riuscire a parlare con un gruppo di 250 persone in modo efficiente, ma è l'approccio pedagogico la cosa importante, quindi immagino che tu lo possa riprodurre in questo modo. Ho fatto qualcos'altro che però mi dà risultati diversi, te lo faccio vedere tra qualche slide. So, I was asked whether you can do this without technology, and the answer is absolutely yes. It's not about the technology, but of course the technology allows me to address 250 people in a room at the same time. È vero, cioè, un'altra cosa importante, Sally ha ragione su questo punto, è che il clicker ti dà la possibilità di essere anonimo, quindi anche se sei in un gruppo piccolo, magari ti senti a disagio a condividere le tue opinioni, mentre il clicker, io so chi sei, ma i tuoi colleghi non lo sanno, e questo per loro è molto importante. So it's very important that I know who they are, but they don't know amongst each other who they are, and that makes them comfortable. So that's an advantage of clicker. Sì, studenti internazionali che sono più timidi, tipo esattamente, con culture diverse, ad esempio gli studenti asiatici hanno più problemi a condividere, non vogliono questionare il docente, una cosa importante. Vedevo una mano alzata. Sì, io posso vedere tutto. E io ero molto preoccupato
che gli studenti si sentissero a disagio. Invece a loro non importa. A loro importa soltanto che i loro colleghi non vedano che sono stupidi. O che si sentono stupidi, ovviamente, non sono stupidi, no? The students don't matter that I can see all these results and see what they go right and wrong. They really don't care. I mean, I was worried about it. I was really worried about it. Ma no, per loro va bene. The most important thing is that they are anonymous to each other. Che sono anonimi l'uno con l'altro, quello per loro è importante. Di più, io utilizzo poco, meno, utilizzo il clicker anche durante le lezioni. All'inizio della lezione ho una domanda di revisione di quello che ho insegnato precedentemente. Alla fine ho due domande. Una è, ho trovato il materiale difficile. So, wrap up question at the end of lecture is, I found the material difficult, strongly agree, disagree. E la seconda domanda, ho trovato la lezione interessante. I found the lecture was interesting. Strongly agree, disagree. E gli studenti che non l'hanno trovata interessante me lo dicono. So the students who didn't find it interesting, they just go for it. They are not shy about it. Which I was surprised. So io sono rimasto sorpreso. Invece gli studenti che non l'hanno gradito me lo dicono tranquillamente. Ma meno male, almeno posso farci qualcosa. Thank God, at least I can do something about it. Yeah. Any other question? Should I carry on? Yep, awesome. Allora adesso vi dico che cosa faccio con i dati. Me ne torno nel mio ufficio. Tra l'altro io ringrazio infinitamente, li ho messi tra i ringraziamenti. Abbiamo queste internship nella nostra università e io lavoro con gli studenti, quindi gli studenti, faccio in modo che loro non vedano i nomi degli studenti, ci sono soltanto codici che loro non possono identificare, ma fanno delle internship con me dove mi aiutano ad analizzare anche i dati. E quindi diventa un progetto nel quale noi collaboriamo non soltanto nella classe, ma anche nella ricerca di quello che facciamo. Senza i miei studenti non riuscirei a produrre tutti questi risultati. Allora, molto semplicemente, quello che faccio io, un esercizio numerico semplicissimo. Codifico con un 1 tutte le risposte corrette, con uno 0 tutte le risposte incorrette. Codifico con un 1 tutte le volte che gli studenti mi dicono che sono confident, che hanno sicurezza o molta sicurezza, e con uno 0 tutte le volte che mi dicono che non ce l'hanno o che assolutamente non ce l'hanno. Molto semplicemente. Poi faccio un'analisi media di qual è che è stato il voto medio, se volete, in questa serie di 10 domande per ogni studente, e anche un indice di sicurezza medio per ogni studente nella sessione. Una volta che ho fatto questo, faccio un'ulteriore discriminazione. Se uno studente ha un voto, ha uno score che è più alto della media, lo classifico come high attainment, come uno che è, come si dice, produttivo, altrimenti come low attainment. Allo stesso tempo, classifico gli studenti che hanno più confidenza della media come high confidence students e low confidence students. Okay? Una volta che ho fatto tutto questo lavoro, perché faccio questo? Perché voglio confrontare una sessione con altre sessioni. Ovviamente all'inizio dell'anno sono più difficili e verso la fine dell'anno sono più facili e poi sono più difficili. Non si può confrontare, mentre se voi fate rispetto alla media eliminate questo effetto della difficoltà. So, you want to average and compute performance to the average, because if you want to compare a session at the beginning of the year, it's of course easier, and sessions at the end of the year are more difficult. So if you target the average, you can always get, you clean out the effect of increasing difficulties along the year. So that allows you to compare sessions. E poi quello che faccio è cross-tabulare questi risultati. Quindi ricevo i numeri, cioè gli studenti che sono a sicurezza alta e anche a produttività alta, a sicurezza alta ma a produttività bassa, e faccio tutte queste possibili combinazioni. Ho provato anche in diversi modi, non ve lo dico neanche, funzionano tutti, quindi era giusto farlo, ma funzionano tutti quanti. E poi quello che potete fare è testare che ci sia una correlazione positiva tra queste due, per fortuna non ci sono statistici nell'aula, un'associazione positiva tra queste due grandezze, no? Quindi se sufficienti numeri sono sulla diagonale vuol dire che c'è associazione positiva tra queste due cose. Il p-value qua, quando è sotto allo 0.05, vuol dire che questa cosa è verificata statisticamente. E c'è.
Cosa ottengo? Ottengo cose di questo tipo. Gli studenti che hanno sicurezza, alta sicurezza, sono anche quelli con l'alto rendimento. Quello che hanno poca sicurezza sono prevalentemente quello a basso rendimento. E voi mi direte, sì, è quello che mi aspettavo. Beh, vi aspettereste sbagliato. Vi aspettereste qualcosa di sbagliato, perché nella Educational Psychology Literature, cioè nella letteratura di psicologia dell'educazione e dello sviluppo, c'è questo risultato molto famoso che si chiama Dunning-Kruger Effect. Vi posso fare avere anche le referenze se le volete, che dice che quelli che performano sotto la media, in genere non sono in grado di autovalutarsi correttamente. Cioè, you are performing, underperforming, and if you are underperforming, you are much more likely to be unable to self-assess correctly. Dunning-Kruger effect. So, I'm able to defeat the Dunning-Kruger effect. So, this might look like a kind of nice... I was expecting that. Well, you wouldn't expect correctly, because the major part of the literature says that this is not happening. Quindi, per me è importante, to me the most important thing is that the non-confident students, gli studenti che non hanno sicurezza, lo sanno, at least they know that they are not performing well, so they can do something about it. Quindi gli studenti che non riescono a rendere, perlomeno si rendono conto e vengono a trovarmi, almeno un numero di loro viene a trovarmi. Per me questa è una cosa importantissima, perché alla fine della fiera, sì, magari non riesco a raggiungere il 100%, ma insegnare allo studente, far capire allo studente quando c'è bisogno di intervento è un'altra cosa indispensabile, no? Quelli che hanno più bisogno di noi in genere sono quelli che non vengono. Ed è un grandissimo problema. Quello che stavo facendo, e che mi si ricollega un po' alla domanda che mi facevi tu prima, è che faccio la stessa cosa in seminari, su carta, no? Allora, se devo darvi un riassunto in questa prima volta che ho fatto questo analysis, avevo 7 sessioni, adesso ne ho 8, 5 volte su 7 ho ottenuto questo risultato di associazione forte tra il rendimento e la sicurezza dello studente. E onestamente, se fossi furbo, non vi farei vedere questo grafico, vi farei vedere i risultati che ho ottenuto l'anno scorso e quest'anno, perché la mia colonna qua sarebbe tutta con numeri rossi e sotto lo zero. If I were clever, I wouldn't show you all this. I'm actually showing you that sometimes the correlation between assessment, self-assessment and productivity doesn't work very well. Ma l'importante, il messaggio che voglio spedire è che io sono, con l'aiuto degli studenti, ho ottenuto feedback da loro e ho capito che alcune domande veramente non funzionavano e che loro non riuscivano a classificare o non avevano in mente quello che io avevo in mente quando le chiedevo. Quindi le ho modificate le ho riscritte in modo diverso e alla fine della fiera gli studenti hanno reagito con un risultato che alla fine è tornato, che ormai tutte le sessioni sono significative. Quindi l'importante per me, per questo vi faccio vedere i panni sporchi, ma perché è importante spedire il messaggio che alla fine il feedback lo ricevete pure voi e questo approccio pedagogico vi aiuta a migliorare il vostro insegnamento. So, the important thing is that the ability to see where you go wrong and when things are actually not panning out the way you want, it's feedback for you. Most of the time, if students get it wrong, it's not their fault, it's your fault. So I sat there, rewrote questions that I thought they were very, very well phrased and they were not, went back to the classroom for the following 2 years, a nice set of red numbers because everything worked fine, because I learned that perhaps those sessions were difficult for the students, were not on target. So the feedback is not going to the students, but it's also coming back from the students, and that's a great thing. That's a fantastic thing. So that's the reason why I'm happy to share the dirty laundry with you, because it is a strong message that is coming across. I do something on paper as well. So students in seminars, they begin the seminar, so small groups, that's not the workshop environment. They get a seat with 4 questions like this. They give me answers on papers, and they rank their confidence as well. Yeah? So paper-based assessment, very similar question structure to the one I do in workshops, but on paper,
limited amount of time, students sitting on their own and doing that, and then I mark them all, put them on an Excel spreadsheet, and I email students with the results. So what's going on? In workshops, you don't have Dunning-Kruger effect. In seminar, you do have a Dunning-Kruger effect. So in seminars, students are not self-assessing correctly. So same lecturer, oh, scusate. I just switched automatically. Scusate, quindi nel workshop non avete questo Dunning-Kruger effect, quindi l'idea che gli studenti siano in grado di valutarsi, sia se sono efficienti o non efficienti, succede. Nei seminari gli studenti non sono in grado di valutarsi correttamente. Stessi studenti, stesso docente, stesso materiale. Cosa succede? Che il modo in cui voi state facendo la valutazione influisce sul risultato finale. E questa è una cosa importantissima a mio avviso. Cioè, con questo non voglio tirargli via l'approccio cartaceo, perché a mio avviso gli studenti devono essere in grado di fare cose diverse, ma vi dice molto il modo in cui fate la valutazione influisce sui risultati. È un effetto incredibile. Salto questa parte sull'entropia, che vi posso raccontare a voce dopo. Quello che io misuro è una misura di apprendimento nella classe. Quindi io considero il numero di risposte corrette la prima volta che chiedo una domanda e il numero di risposte corrette la seconda domanda. Misuro quella differenza che abbiamo visto anche sul diagramma prima. E cerco di trovare la correlazione tra questa misura e il numero di risposte corrette la prima volta e il livello di confidenza degli studenti, il livello di sicurezza degli studenti. E quello che trovo è che c'è un effetto negativo. Cosa significa? Se le vostre risposte corrette nel primo round sono basse, l'apprendimento che gli studenti danno uno all'altro, l'insegnamento, è enorme. Se tutti quanti hanno già risposto correttamente la prima volta, ovviamente il guadagno che voi avrete è piccolino. A me piace molto questa cosa perché crea democrazia nella classe. Tutti quanti arrivano allo stesso livello. È una pratica inclusiva dove tutti quanti riescono a imparare, no? Tutti sulla stessa pagina. It brings everybody on the same page. And that's a very good. Other thing, no relation with confidence. So it's good. Non c'è relazione con la sicurezza. Quindi sia quelli che sono insicuri e quelli che sono sicuri hanno la stessa opportunità di imparare. E questo è un altro risultato, a mio avviso, molto valido. Cosa pensano gli studenti del peer instruction quando glielo chiedo la prima volta? Prima che io gli dica, prima che noi usiamo queste tecniche nel workshop, gli dico, io vi insegnerò che il fatto che voi insegnate uno con l'altro è molto meglio che io insegni voi. Cosa ne pensate di questa cosa? No, non è vero. È una frazione. Quando poi gli faccio questa domanda durante il workshop, gli studenti dicono sì. Però mi dice, questa qua è una domanda un po' che gli porta a rispondere in un certo modo, non mi fido molto, it's just a leading questions. Un'altra domanda che gli faccio alla fine dell'anno è, qual è la componente del modulo tra workshop, seminar, lecture, materiale che metto in internet, che vi ha dato l'idea, vi ha insegnato di più, vi ha fatto imparare di più? Workshop. E questa è una domanda non leading. Io non gli ho parlato del peer instruction self-assessment. I didn't talk about that. I told them where they felt they learned the most. Well, there they felt it. Mi fermo qua perché dobbiamo finirla qua. E niente, l'importante è restituire agli studenti tutta questa informazione. Make the students aware of all this process. I talk to them exactly as I talk to you about what is going on. And they see reason in what we are doing and why we are doing that way. Vedono la ragione perché noi stiamo facendo questa cosa e la facciamo in quel modo. Quindi è molto importante essere onesti con gli studenti e dirgli cosa succede.